Do il benvenuto ai nostri amici che sono collegati con noi. Abbiamo Federica, la Comunità per lo Sviluppo Umano. Dico bene? Leggo così Grazie, buongiorno. nell'intestazione. In viaggio o ferma? Perché vedo una mi sembra di vedere una macchina nello sfondo. Sì, mi sarò fermata andando al lavoro. Ok, e abbiamo Gerardo, femmina, Sì, che sono qui. buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Oh, vedo anche Franco Cavalleri, il nostro giornalista, perché gli avevo chiesto di intervenire perché lui è un... Ciao, buongiorno Franco, benvenuto. Buongiorno a tutti. Perché lui è un grande raccontatore appunto di storie, di territori. Lui racconta spesso nei suoi libri il territorio comasco, ma conosce ed è interessato ad argomentare questo argomento in particolare, quello che stiamo vivendo, questa potenziale guerra che si prospetta a un orizzonte neanche poi tanto chissà quanto futuribile, insomma, cioè, non è che parliamo di dicembre 2022, parliamo di una cosa che è imminente e la stiamo anche forse un po' pagando con il prezzo del caro bollette, ma forse neanche quello, ma ce n'è tante di cose da dire. Chi vuole incominciare? Federica, partiamo da te. Raccontiamo un po' chi è la Comunità per lo Sviluppo Umano. Intanto io cerco le immagini che abbiamo recuperato questa mattina di quello che mi hanno girato, insomma. La Comunità per lo Sviluppo Umano è un'organizzazione che nasce in seno a un movimento di pensiero che è l'umanesimo universalista, è riconosciuta dall'ONU come un'organizzazione appunto a favore dello sviluppo e del benessere dell'umanità intera. E io ho messo questa presentazione, il mio nome è Federica Fratini, proprio perché il punto di vista che io vorrei apportare non è tanto il dettaglio dell'analisi geopolitica che sicuramente Gerardo o Franco possono fare meglio di me, ma è diciamo uno sguardo un po' di una prospettiva storica dello sviluppo umano rispetto all'ipotesi di una guerra all'inizio del terzo millennio in Europa. Ecco, Gerardo, cosa sta succedendo in Ucraina? Tu, tra l'altro, tu non sei in Italia, o sbaglio? So che qualcuno di Vengo, voi. Dove sei? sono a Praga, in Repubblica Ceca. Sono italiano, però vivo qui da numerosi anni. Ecco, cosa sta succedendo secondo le tue notizie in Ucraina realmente? Perché cerchiamo di capire se realmente tutto quello che ci arriva anche dall'informazione, diciamo, nazionale è veritiero, perché bisogna sempre, secondo me, bisogna sempre mettere un po' in discussione anche le notizie che magari non sono proprio reali. Ma diciamo così, come tutti dicono, la situazione è complessa, ma il mio punto di vista è che siamo davanti a una guerra commerciale tra Stati Uniti e Russia, tra Stati Uniti e Europa. Prima hai accennato al tema delle bollette, per esempio. Io quello che osservo dal mio punto di vista è che da quando è stato terminato lo Nord Stream 2 a novembre, da quel momento in cui è stato sospeso il progetto, i prezzi del gas sono cominciati a crescere in maniera incontrollata. E da quello che io so, il Nord Stream 2 era completo, ma le pressioni degli Stati Uniti con la Germania sono state molto forti e il progetto è stato per il momento bloccato praticamente per una questione burocratica. Dal mio punto di vista, come Europa per la pace, questa guerra non sa da fare assolutamente, una guerra che nessuno vuole, però il vero problema è questo del gas, è un problema commerciale. Per gli interessi degli Stati Uniti non coincidono con gli interessi dell'Europa. Per l'Europa avere del gas dalla Russia economico è molto importante, per gli Stati Uniti no. Questo è un grande problema. Questo in generale è un punto di vista, diciamo. Federica, vuoi dire qualcosa? Mi sembra di... Sì, aggiungerei che gli interessi degli Stati Uniti, dei governanti, delle aziende, delle industrie non coincidono con gli interessi delle popolazioni. E questo credo la cosa più importante, no? Le guerre, abbiamo imparato che le guerre sempre hanno dei motivi di interessi
economici e di potere, di gestione del potere economico fondamentalmente. E i popoli non vogliono più questa cosa, cioè l'interesse dei popoli è il benessere. Veniamo già da 2 anni di una situazione difficile per le persone in tutto il mondo. Immaginarci di uscire finalmente, vedere la luce alla fine del tunnel di una pandemia con una guerra è inimmaginabile, è proprio qualcosa che non può essere accettato. Cioè, dal mio punto di vista, considero l'eventualità di una guerra dovrebbe essere anacronistica come il cannibalismo ormai per la specie umana. Cioè, abbiamo tanta, tanta, tanta storia che ci dice che mai la guerra è una soluzione dei conflitti a favore dei popoli. Mai. Per cui io mi aspetterei in questo momento che l'Europa prendesse finalmente il ruolo che le compete, muovendosi in maniera diplomatica, cercando una soluzione del conflitto in maniera diplomatica. Cioè, c'è tutto questo teatrino di ruoli e mi sembra che ci sia un po' un'assenza da parte dell'Europa, tanto più che questo conflitto si svolgerebbe in Europa per gli interessi tra Stati Uniti e Russia. Franco, tu che stai seguendo, ti ho sentito anche parlare in settimana, se non ricordo male, di tutto quello che sta succedendo. Ecco, l'Europa sta intervenendo, c'è Macron che è andato già, anzi è andato una volta ad incontrare Putin, poi sono stati altri primi ministri dell'Europa che sono andati ad incontrare Putin, c'è questa famosa immagine del tavolo bianco dove sono distanti, che ha fatto un po' sorridere tutti perché io sono rimasto basito e dicevo, ma perché c'è un tavolo così e sono così distanti? Beh, poi ce l'hanno raccontata un po'. Macron, che proprio poche ore fa ha detto chiaramente, Putin ha accettato, siccome è la seconda volta che lo ha detto, però di fatto non è successo niente. Che cosa? Perché noi aspettiamo anche che Mario Draghi intervenga e incontri appunto Putin, ci sia questo incontro che sembra un incontro tra uomini dello spazio, mi sembra di capire, perché Ma guarda, cosa dovrebbe succedere, Franco, tu che segui? intanto il migliore ha mandato avanti il Pivitaro, perché è stato un po' il Gigi Di Maio ad andare in quei territori, a Mosca. Lui è andato a incontrare, non si sa bene che cosa potesse dire. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Io rilevo purtroppo un grossissimo gap culturale da parte dell'Europa. Purtroppo l'Europa è dominata da una classe politica ed economica assolutamente impreparata, anzi, non solo impreparata, è addirittura fomentatrice di questo problema. L'Europa, da una trentina d'anni, da quando è nata l'Unione Europea di Maastricht, ha dimenticato di essere un'unione di popoli per diventare un'unione di poteri economici. E ha voluto espandersi verso est, verso la Polonia, e fin lì ci si poteva ancora arrivare. Ma poi ha messo sotto tiro anche paesi come l'Ucraina. E lì è nato il grosso problema, perché si sono dimenticati, e io penso volutamente dimenticati, i governanti dell'Unione Europea e gli americani, che l'Ucraina non è un territorio così semplice. Allora, storicamente, quella che noi oggi chiamiamo Russia e il popolo che noi oggi chiamiamo russi sono nati proprio lì, in quello che oggi è la zona nord dell'Ucraina, Kiev compresa, la Bielorussia e addirittura una parte molto, molto ridotta di Polonia e di Slovacchia. I russi sono nati lì. Quelli che noi chiamiamo russi sono nati come popolazione dallo stanziamento in tutto quel territorio, dal Mar Baltico fino alla Crimea, di una popolazione che ha preso il nome di Rus. E da lì sono nati i russi e poi la Russia. Quindi, per l'odierna Russia e per gli odierni russi, andare a dire l'Ucraina deve entrare nella NATO, andare a dire che fino
a pochi, relativamente pochi chilometri da Mosca, comunque in quella zona dove loro sono nati, ci deve essere quello che ancora oggi comunque è il nemico. Non dimentichiamo che a un certo punto, se quello lì diventa territorio appartenente, facente parte di un'alleanza militare nemica, come è chiamato, lì ci saranno militari e punti di armamenti, depositi di armamenti della NATO, quindi del nemico. Ma quello è un nervo scoperto per i russi, è come andare a toccare la loro storia. L'Europa, l'Unione Europea, la NATO, gli americani sono diventati nel corso degli ultimi 30 anni un monolite culturale che non riesce a capire che il mondo è fatto di tante sfumature, tanti colori, tanti popoli e tante culture. Ed è questo il grosso problema. Fin dai tempi da Maastricht, in cui l'Unione Europea è diventata l'Unione Europea, ma è diventata un monolite. Si deve essere quello che Bruxelles dice. Poi sono arrivate le Torri Gemelle e la guerra al terrorismo e la decisione americana di portare la democrazia occidentale in tutto il mondo, Medio Oriente, Africa, dimenticandosi che la democrazia è una forma assolutamente fluida di governo. Cos'è la democrazia? Non si sa bene neanche oggi. La democrazia di oggi in Italia è la stessa democrazia pronunciata negli anni 90 dall'Unione Europea, è quella pronunciata negli anni 50 dai fondatori dell'Europa di allora, che erano Spinelli, De Gasperi e i francesi, non direi proprio. Però l'Unione Europea di oggi, la NATO di oggi, l'America di oggi vogliono portare in tutto il mondo questa idea monolitica di democrazia, che non può esistere. Abbiamo visto cosa è successo in Iraq, abbiamo visto cosa è successo in Afghanistan con questa idea di democrazia. Sono stati calpestati 2000 e passa anni di storia in quei paesi, adesso vorrebbero fare lo stesso con l'Ucraina, però Iraq e soprattutto Afghanistan erano a migliaia di chilometri di distanza da noi. L'Ucraina è qua a poche ore di treno. In Ucraina ci possiamo andare tranquillamente in macchina, basta fare due o tre notti fuori in albergo e siamo in Ucraina. I missili da una parte e dall'altra ci mettono poche ore ad attraversare lo spazio aereo e a colpire la Francia piuttosto che l'interno della Russia. Quindi saremmo proprio campo di battaglia in piena regola. Oggi come oggi non si può più dire come 100 anni fa: la guerra si combatte sul grappa piuttosto che sul casso e da nessun'altra parte. Oggi la guerra si combatterebbe dalle coste bretoni fino alle pianure russe, tutta insieme, tutta in un momento solo. È impossibile, no? Non si può portare avanti un'idea del genere. Bisogna capirsi, parlarsi e soprattutto bisogna cambiare attitudine culturale. Non si può pensare che esista una democrazia e un'idea sola. Esistono tante democrazie, tante culture, tanti popoli. Sì, volevo aggiungere, perché sono d'accordo con quello che ha detto Franco, no? Vorrei aggiungere una piccola cosa: se vogliamo la soluzione diplomatica del conflitto, come si usa dire, ognuno deve capire il punto di vista dell'altro. E io già nel 2007 feci un esempio: se la Russia formasse un'alleanza militare con diversi paesi della Latino America, Argentina, Cile, comincia a crescere, addirittura arrivasse al Messico, e il Messico volesse entrare in un'alleanza militare con la Russia, e quindi la Russia potrebbe mettere basi militari con missili, come reagirebbero gli Stati Uniti d'America? In realtà è una domanda teorica, perché già sarebbe scoppiata la guerra. Quindi bisogna capire il punto di vista della Russia, che non può permettere di avere missili nucleari a 500 chilometri da Mosca, dove i tempi di reazione sarebbero meno di un minuto. Quindi non avrebbero nemmeno la possibilità di verificare se un eventuale allarme è reale o è falso. Immediatamente partirebbero bombe per l'Europa, per le basi militari italiane con bombe nucleari, che sono presenti in tutto il territorio. L'altra cosa che vorrei aggiungere è legata a quello che dicevo prima. Vorrei che per la gente sia chiara una cosa: se il gas sta aumentando, non è per colpa dei russi. La Russia sta onorando i propri contratti, non ha ridotto né le quantità né ha alzato il prezzo del gas. Il gas è cominciato a subire l'aumento del prezzo dopo la sospensione del Nord Stream 2.
sono cominciate speculazioni da parte delle aziende che hanno stoccaggio di gas in Italia e per la paura del futuro. Però questa è una guerra commerciale e secondo me quello che vogliono gli Stati Uniti è che la Russia cade nella trappola. Se entrasse un carro armato di un metro nel territorio ucraino, avrebbero la scusa per fare nuove sanzioni e chiudere definitivamente il Nord Stream 2. Quello è l'obiettivo. Quindi se paghiamo bollette care, se le industrie sono in crisi oggi in Europa, se aumentano tutti i prezzi, è per una guerra commerciale, perché gli Stati Uniti vuole vendere il proprio gas di scisto e già sono pronte le navi che arrivano in Europa per questa operazione economica. Beh, hai fatto una disamina interessante, quindi bene, bene. Federica, che cosa vogliamo aggiungere come comunità per lo sviluppo umano, sempre in merito a questo argomento dell'Ucraina? Ti senti di aggiungere qualcosa? Fondamentalmente una cosa sola, che ribadisco il concetto di prima, ribadisco che è inimmaginabile, cioè prima Franco parlava del pluralismo, della multiculturalità, dall'esperienza recente che abbiamo fatto appunto di attraversare una pandemia mondiale ci siamo resi conto di quanto la società ormai è una società planetaria, non ha quasi più senso parlare veramente di nazioni o continenti, siamo tutti interconnessi da tanti punti di vista, economico, di risorse, quindi il futuro ha a che vedere con una società di dialogo, necessariamente di dialogo. Pensare di poter affrontare i conflitti e gli interessi economici con conflitti, senza invece iniziare a considerare che o stiamo bene tutti o non sta bene nessuno, è veramente anacronistico, è veramente non guardare al presente e al futuro. A me viene in mente che l'unico modello che io mi sento di sostenere sono le dichiarazioni fatte dal Costa Rica, no? Il Costa Rica sono 70 anni che ha rinunciato all'esercito ed escludendo proprio a priori questo tipo di possibilità, perché non ce l'ha, sostiene siamo il paese più sicuro perché sempre dobbiamo trovare il modo di risolvere i conflitti in maniera pacifica, con il dialogo. Cioè fondamentalmente se uno esclude proprio dal ventaglio delle possibilità la guerra, necessariamente si aprono altre strade, cioè l'essere umano tira fuori le sue virtù quando è spinto dalla necessità. Per cui questa è la prima cosa e non solo. Il Costa Rica dice tutto ciò che normalmente viene investito in spesa militare, noi lo investiamo in educazione e salute. E credo che tutti abbiamo avuto un chiaro sentore di quanta necessità ci sia di investire in educazione e salute. Questa potrebbe essere l'epoca delle pandemie, se non agiamo adesso per creare un dialogo che contempli anche la diversità sanitaria, la diversità culturale, che ha delle ricadute su una diversità di approccio anche alla salute. Per cui, come dire, il cammino a me sembra estremamente chiaro e resto allibita di fronte al fatto che non ci sia un chiaro no. No? È come... Mi sembra un po' che dovremmo renderci conto che stiamo crescendo e che, come succede proprio nei bambini, che si passa dalle mani al dialogo verbalizzato, ecco, la società umana si dovrebbe rendere conto che stiamo crescendo e dobbiamo imparare a dialogare. Franco, ti senti di aggiungere qualcosa? Siamo verso il finale di questo appuntamento della mattina. L'unica cosa che posso aggiungere è che sono assolutamente d'accordo con le parole che ha appena detto la nostra ospite Federica. Bisogna imparare a dialogare, capire che non si è gli unici al mondo. Il mondo è fatto di, dicono, 7-8 miliardi di persone, ci sono 7-8 miliardi di punti di vista, ognuno c'ha il suo. È una realtà che addirittura la scienza, Albert Einstein e tutta la fisica moderna ci dice che è vero.
non c'è una sola realtà, ce ne sono tante quante sono le teste. Allora accettiamo questo fatto, parliamoci, cerchiamo di capirci l'uno con l'altro. È una cosa che porta lavoro, porta fatica, ma senza questa volontà di capirsi si va semplicemente verso il conflitto, piccolo o grande che sia. Chiaro, noi vorremmo un'Europa che sia in pace con tutti i popoli, se posso dirlo solamente in una parola. È possibile collaborare con la Russia, con gli Stati Uniti, con la Cina, con l'India, con tutto il mondo, questo è possibile. E magari l'Europa diventasse il punto di riferimento per una svolta a livello mondiale, magari. Però abbiamo bisogno di politici che siano all'altezza di questo compito e soprattutto di una politica europea comune, estera comune, unica. Mentre oggi purtroppo l'Europa non ha una sua politica comune. La politica estera europea è quella della NATO e così non si crea una vera Europa indipendente. Io vi ringrazio, torneremo sicuramente a parlare, anzi se ci sarà modo e se ci saranno novità, speriamo positive, non negative, in quello che sta succedendo appunto al confine dell'Ucraina, di chiedervi di tornare ad intervenire nelle nostre dirette del mattino. Ringrazio quindi Federica, la Comunità per lo Sviluppo Umano, Gerardo Femina, Europa per la Pace. Abbiamo visto tra l'altro, anzi lo facciamo rivedere, mandiamolo dalla regia, il portale Europa per la Pace, che è questo qui che vedete qui a fianco a noi, quindi lì potete attingere dalle informazioni. Il portale si chiama europapeace.eu, spero di averlo detto bene, insomma. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Federica e Gerardo, grazie per averci raccontato il vostro punto di vista e seguiremo da vicino questa vicenda. Grazie anche a Franco Cavalleri, che ritroverete la prossima settimana, la settimana del 28 di febbraio, che poi sarà la prima settimana di marzo, con la nostra rassegna stampa. Grazie a tutti per essere... Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, buon lunedì e buona settimana. Grazie.